Cin guys, un saluto dalla vostra Astro Sommelier, un caro saluto a Max e a Tommy, miei compagni di avventura in questa meravigliosa trasmissione. Radiabo, la radio di Bologna, ci ospita e ci fa sempre stare bene. Oggi ho una ricetta per tutti i segni zodiacali per farmi perdonare dell'ultima puntata, perché comunque lo so, vi siete presi paura, vi siete spaventati, ho parlato come titolo di tutti a dieta, quindi avete pensato questa ci fa patire la fame, non ci fa mangiare niente. In realtà avete visto, e se non avete ascoltato andate a sentirla assolutamente, che nella puntata io semplicemente cambiavo un po' le regole del gioco. Per alcuni segni toglievo gli alimenti preferiti, ma li sostituivo con qualcosa comunque di gustoso e anche di salutare. Infatti ho alcune persone che mi hanno mandato i messaggi per dirmi: sai, ho provato a fare questo cambiamento, mi sento meglio. Una volta finita la dieta, quindi siamo detossicati, puliti, depurati, leggeri, tracchete, arrivo io e vi faccio la ricetta di oggi, che è un meraviglioso dolce, un dolce di quelli che ti fanno venire proprio la pace nel cuore, un dolce tipicamente bolognese. E ancora ringrazio Radiabo, che è la radio di Bologna, quindi non può che amare questa ricetta. La preparazione è semplicissima, gli ingredienti li ho tutti qui, scrivete i dosaggi perché avete visto, ho preso la bilancia, stiamo facendo un dolce, come sempre ci vuole il peso giusto. Semplicissimo, 200 g di farina 00, che è quella proprio tipica per i dolci, 100 g di zucchero semolato, 100 g di burro che ho fatto ammorbidire a temperatura ambiente, un uovo e poi ho preso del mandarino per dare un tocco diverso invece del solito limone. Assomiglia leggermente a una pasta frolla, vedrete, no? L'avete già riconosciuta, ma io metterò una puntina di lievito vanigliato, di quello per dolci. Il tocco da maestro però non può essere altro che la mostarda bolognese, una cosa che non trovate in tutto il resto d'Italia, una crema meravigliosa fatta con la frutta, profumata e veramente deliziosa. A questo punto procediamo con la ricetta. Come avete visto, ho preparato i guanti non perché devo fare un'operazione chirurgica, ma perché mi piace impastare con i guanti. L'impasto va fatto velocemente, come per la pasta frolla, quindi ragazzi si fa è molto facile. Questo mi servirà poi per le bucce. Io comincio a lavorare, miscelo i due ingredienti. Ah, un ingrediente importante che non ho messo qui è il pizzico di sale, lo metto subito, se no me lo dimentico, di solito succede così. Eccolo qua, sale proprio da cucina. I dolci devono avere un pizzichino di sale, quindi ecco qua, vedrete che ci sta da Dio. E poi a questo punto ovviamente uso le mani, perché sarà un impasto velocissimo, comincio a impastare il burro che si è sciolto, quindi lo metto proprio in mezzo. Sarà un'operazione veloce ma anche importante da fare con le punte delle mani. Vedete, io di solito utilizzo i guanti, ma voi fate come volete. Qua poi pian pianino faccio questa miscela, vedete, uso proprio il pugno come una pasta frolla, è la stessa cosa. Pian pianino si mescano gli ingredienti. A questo punto devo mettere anche l'uovo, perché sennò non c'è parte liquida abbastanza. Si metterà proprio selvaggiamente così. Io butto questo e a questo punto farò proprio una cosa velocissima. Avete visto che ogni segno zodiacale ha le sue passioni, quindi scriveteci nei commenti se siete d'accordo con quello che vi abbiamo consigliato. Ovviamente i miei amici in radio erano abbastanza stravolti da questa puntata un pochino innovativa. Adesso io sto, ovviamente all'inizio l'impasto è un po' difficile, qui velocizziamo il lavoro. Una volta che ho fatto questo impasto vado ad inserire, più o meno siamo a metà impasto, un pochino di lievito, ne basta proprio poco, poi lo metto in mezzo. Pian pianino si fa un panetto. Nella pasta frolla
l'avremmo messo un pochino in frigorifero, circa una mezz'ora, in questo caso non importa, lo mescoliamo bene, deve diventare ovviamente uniforme e omogeneo. Intanto ho acceso il forno e si sta scaldando a una temperatura non troppo alta. Vedete, assomiglia proprio a una frolla. Pian pianino il giallo dell'uovo lo sta rendendo uniforme. Eccola qua. Le lavoriamo bene. Una parte resta nei guanti, ma pazienza. Ecco fatto. Ecco, una bella pasta, fa un profumo delizioso, tra l'altro. Ecco fatto. Faccio una cosa, la lascio in frigo comunque una decina di minuti che si rapprenda e poi la stendo e la ricoprirò di marmellata, anzi di mostarda bolognese. Quindi vedete com'è diventata bella compatta? 10 minuti e inforniamo. Eccolo, il panetto si è leggermente rassodato, ho messo un po' di farina nel fondo. Adesso lo vado a posizionare sulla placca del forno. Qua io non sto a fare grandissime cose. Mi sono presa un mattarello. Molto semplicemente allungo la forma, poi la ripiegherò su se stessa e farò una sorta come di forma indefinita. Potete farla anche, se volete, non so, a cuore. Fatela molto irregolare e poi prendete la vostra mostarda. Eccola qua. Il consiglio è abbondare. Quando è ficere, bisogna assolutamente esagerare. Deve essere una roba piena di mostarda, che è buonissima. Io non so chi non è di Bologna come fa senza mostarda bolognese. Cioè, io la mangerei anche col pollo, non so. Vabbè, ma io sono una golosona. La mostarda deve essere veramente abbastanza ricca, quindi non vi preoccupate. A questo punto io faccio sempre una forma un po' allungata, però voi potete fare come volete. In questo modo si fanno anche le ravioline, che sono un'altra cosina tipica. Quindi io di solito ne uso veramente mezzo, almeno mezzo barattolo di quelli grandi, perché poi si ripiegherà ed è deliziosa. Allora, a questo punto la ripieghiamo su se stessa. Non deve avere nessuna forma particolarmente, come una specie di conchiglia. Eccola qua. Guarda, a questo punto metto ancora un po' di mostarda in fondo. Perfetto. Eccola qua. Questa si cuoce in forno. Nel frattempo ci mettiamo un pochino di mandarino grattugiato sopra per renderla profumata. Anche se sicuramente la mostarda è già molto profumata per via delle mele. Che profumo! Ecco ragazzi, è veramente semplicissimo. La lascio così e la vado a mettere direttamente in forno. La guardo osservandolo, il forno non deve essere troppo alto. Parlo di 200 più o meno gradi. E quando è pronta, ce la mangiamo. A tra poco. Eccomi con i guantini della festa. Ho preparato un appoggio, il coltello. È pronta la torta, è passata una mezz'oretta più o meno. Andiamo a vedere, ve l'appoggio e vi assicuro che c'è un profumo meraviglioso. Quindi, eccola qua, la nostra pinza alla bolognese. Cosa vi consiglio? Vi consiglio di andare in una delle nostre aziende vitivinicole della regione Emiliano-Romagnola e chiedete un passito rosso. C'è un'azienda in particolare nel Faentino che ne fa uno meraviglioso, che tra l'altro ha dedicato al mio nome, si chiama Laura. Vi consiglio di andarla a cercare, meraviglioso il passito rosso con questo dolce.
per ringraziare tutti coloro che hanno voluto seguire questa dieta astrologica, una dieta per la salute. Io con questo dolce aspetto che si raffreddi e sicuramente ne mangerò una fetta. Vi auguro un'ottima settimana, vi aspetto per la nuova puntata con Radiabo. Saluto i miei amici e anche Mr. Kurz, che tra l'altro vorrei che inventasse un cocktail per questo tipo di dolce. Stay rock, stay walk, soprattutto a tutti, cin cin guys, seguitemi su Fuori di Flut. Ciao!